Mattia, camminiamo insieme per? Per stare insieme, per passare un bel pomeriggio insieme ai nostri amici. La camminabile è una passeggiata per anziani, per disabili e soprattutto per famiglie. Ecco, voi come famiglia perché siete qua? Siamo qua perché è stata promossa dalla nonna e lei ci teneva tanto, allora partecipiamo tutti insieme a questa camminabile con i nonni, con gli zii, un po' tutti insieme per fare una giornata insieme, in compagnia e in una bellissima giornata come oggi. Camminiamo tutti insieme. Camminabile, camminabile. Camminare in carrozzina, camminare in compagnia, con chi solo non può andare. Mi assiste per favore, so che chiedo del sudore, ma lo fate con amore, perché ardente è il vostro cuore. Ecco, siete qua come famiglia? Sì, certo. Che cos'è per voi la camminabile? La camminabile è un momento molto bello in cui condividiamo un'esperienza con le persone che non possono, diciamo, tra virgolette, camminare come noi, e quindi siamo molto contenti perché vogliamo sostenere questa, diciamo, collaborazione. Ci piacerebbe affiancarci a loro non soltanto oggi, ma anche nei rapporti quotidiani, nelle esperienze di tutti i giorni. E credo che sia un'esperienza molto bella e molto importante. Sono tante le persone che piano piano si avvicinano a questo tipo di iniziativa. Secondo te qual è il segreto? Il segreto è che quando frequenti queste persone molte volte pensi di essere tu, di aiutare loro, mentre invece molto spesso sono loro che aiutano te. E abbiamo avuto, ad esempio personalmente, ho avuto anche l'esperienza con alcuni ragazzi del catechismo che siamo andati lì proprio per sostenerli e alla fine ci siamo accorti che praticamente sono loro che hanno lasciato qualcosa a noi. È una realtà veramente molto bella quella di me. Allora, buona passeggiata. Grazie mille. Ecco, siamo con un gruppo di giovani. Allora, Susanna, che cos'è per te la camminabile? Per me la camminabile è una camminata che possiamo fare tutti insieme, al passo anche di chi va più piano. Ed è bello appunto camminare tutti insieme, stare insieme e andare avanti. Sappiamo che è una camminata appunto per tutti, ci sono delle persone che sono diversamente abili, ci sono delle famiglie, ci sono bambini, degli anziani, dei bambini. Ecco, questo per te che cosa significa? Beh, per me è proprio come un mondo di colori, tutti insieme, ognuno con le sue caratteristiche, ma appunto il bello è che anche se siamo tutti diversi, siamo comunque tutti insieme e diamo un po' colore a questa camminata, che sennò sarebbe monotona, sarebbe lenta o veloce, comunque invece è più colorata, è più bella e divertente, così. Camminare insieme, camminabile, quinta edizione. Che cosa significa per te stare tutti insieme e, come vedi, anche con delle difficoltà abbastanza evidenti? Sì, io ti dico, io vivo nella comunità, quindi, perché abito a 1 chilometro dalla comunità, quindi vivo, non diciamo quotidianamente, la realtà della comunità di Monte Tauro. Però questo ritrovarsi della camminabile è un qualcosa che ci accomuna tutti, cioè ci aggrega, ci mette tutti insieme, chi più, chi meno, chi cammina, chi non cammina, chi spinge una carrozzina, chi no. Quindi è un modo di aggregazione, di ritrovarsi. Un applauso all'organizzazione che tutti gli anni organizzano questa manifestazione e un augurio che queste cose si possano ripetere. E buon lavoro a tutti. Bene. Allora, siete pronti? Non vi sento, siete tutti pronti? Allora, in alto le mani e pronti per dare il via a questa camminabile 2018. Facciamo tutti insieme un countdown, un conto alla rovescia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Camminabile 2018! Anna Maria, lei è venuta alla camminabile, è tutta pronta, atletica, perché? Perché è una giornata che non si può perdere, ci sono molti ragazzi che hanno bisogno di aiuto e noi siamo qua per dargli la forza. Viva la camminabile! Siamo con un gruppo di giovani, Rebecca, Davide e? Sara. Sara, perché partecipare alla camminabile?
Perché è importante fare per la Domus i soldi. Questo tipo di manifestazione è adatta a tutti, si cammina con estrema libertà, nessuno deve arrivare primo, che questo anche è anche molto positivo. Perché ogni volta che c'è questo tipo di manifestazione sempre più persone pensano di partecipare? Non lo so, penso comunque, dai, essendo una cosa bella, mano a mano si tende a trasmettere, le cose belle si trasmettono e quindi sempre più gente è attirata da questa bellezza e da questa condivisione. Perché ti piace partecipare? Tanto lo vediamo dalla faccia, ti piace partecipare alla camminabile? Beh, perché diciamo un momento per stare in compagnia, per stare con i propri amici e soprattutto anche, come ha detto la mia amica la Rebecca, per più che altro anche partecipare alle cose belle. Questa qua infatti è una cosa molto bella e si spera di essere anche più numerosi i prossimi anni. Il tema importante della camminabile è la disabilità. Ecco, che cos'è per te e perché è così importante parlarne? Ma le persone disabili, tutti siamo un po' disabili e quindi per certi aspetti questi nostri amici si richiamano che tutti noi abbiamo delle fragilità e tutti noi abbiamo delle disabilità e quindi non c'è qualcuno che è disabile. Tutti noi le abbiamo perché tutti noi siamo stati creati a immagine e somiglianza, ma abbiamo anche delle ferite, a tutti quanti abbiamo delle fragilità e quindi loro ci aiutano a capire quello che noi veramente siamo. Cristian, quinta edizione della Camminabile, un'idea nata con quali obiettivi e perché? Già, siamo già alla quinta edizione, questo evento ormai è nato 10 anni fa, sempre con lo stesso obiettivo, quello di fare questa passeggiata insieme come segno di mutua solidarietà, come segno di vicinanza a tutte le persone, anche quelle che sono in difficoltà, e quindi di proprio camminare insieme, di aiutarsi vicendevolmente e fino proprio a un punto d'arrivo che, di questa camminabile che è Monte Tauro, ma ecco, è proprio un segno non solo simbolico, ma quello poi di aiutarsi anche al di là di questo evento, anche nel corso poi di tutta la nostra esperienza. Ecco Renata, perché ti piace la camminabile? Allora, a me piace la camminabile perché possiamo tallare, cioccolare, possiamo vivere insieme, possiamo vivere in serenità, felicità, e così non ci annoiamo e possiamo divertirci per fare molte cose, parlare, chiacchiere, conoscere uomini, amici. Venite a camminare perché noi ci piace molto a conoscere uomini, amici. E poi è molto bello camminare, fare la strada lunga e anche corta. Allora Giuseppe, cosa ti piace di questo momento, di questa camminabile? Mi piace la gioia che si respira, anche perché non tutti i disabili hanno la possibilità comunque di potersi muovere con facilità e con aiuto. Ecco, mi piace anche questo aspetto dell'aiuto che molte persone consacrate, molti volontari danno perché questo evento venga reso possibile. Quindi è bello condividere con altri questo momento. Esatto, è bello condividere con altri questo momento e dato che si ripete ogni 2 anni, spero che si possa ripetere il più possibile. Il tema è la disabilità, un tema molto particolare ed è bello ogni tanto richiamarlo un po', perché spesso e volentieri
siamo in grado di non capire cosa significa essere indipendenti. Sì, è molto bello che riusciamo insomma a essere qui tutti assieme, è bello che riusciamo a esserci con loro, è bello soprattutto che usciamo fuori con loro, che li portiamo fuori e che tutti possano vedere questa cosa, che tutti possano vedere che insomma si può stare insieme tutti in questo modo e insomma sono molto contento di poter portare ad esempio Giuseppe fino a Monte Tauro in questa occasione, molto davvero. È un momento particolare per tutta la comunità, ma anche un po' per le persone che vivono nella zona. Far capire l'importanza di non lasciare le persone da sole, perché oggi ci sono persone che ce la fanno grazie all'aiuto degli altri. Sì, l'importante è che venga data una possibilità a tutti di fare una camminata assieme e di vivere un momento di condivisione, di vivere un momento di vera gioia fraterna e anche un po' di sport, di aria aperta, di divertimento, tempo libero, una cosa serena, normale, che tutti possono fare e che tutti devono fare. Allora, buona passeggiata. Grazie, veramente. Buona passeggiata. Grazie altrettanto. Allora, voi siete qua come famiglia, la vostra presenza che cosa vuole testimoniare? E vuole testimoniare che siamo tutti uguali, abili non abili, e che camminiamo tutti insieme e che tutti possiamo fare le stesse cose per divertirci. E possiamo aiutare anche le persone, certo, che da sole non ce la fanno. Certo, ci aiutiamo a vicenda. Allora Luca, il senso di questa camminabile è un po' sensibilizzare, ritornare, far riflettere sulla disabilità. Ecco, quanto è importante non dimenticare le persone che da sole non ce le fanno. Sì, oggi uno dei problemi maggiori è far uscire i disabili dalle proprie case, no? Molti sono in casa e nessuno si occupa di loro, sono le loro famiglie. Una camminata come questa vuole essere un segno che disabili e abili possono camminare insieme, e questo è il messaggio che vorremmo far arrivare a tutti. Fra Stefano, lei non è di Rimini? No, io sono originario di Modena, quindi conosco la comunità da molti anni, però sono diventato frate in Liguria e avendo amicizia con questa comunità da tanti anni, siamo come fratelli e sorelle, li porto tutti gli anni dei ragazzi per fare un'esperienza. Perché secondo lei sono così importanti questi momenti, che purtroppo sono un po' pochini? Sono molto importanti soprattutto per i ragazzi che devono crescere per vedere i valori veri della vita, perché vivono in un mondo irreale, sempre sui social, sempre attaccati ai cellulari, e veramente non si rendono conto di com'è la vita. Come possiamo parlare del tema fondamentale di questa camminabile, cioè la disabilità, ai giovani di oggi? È un tema credo che è molto rifiutato, è un tema tabù come tanti altri, ecco, però credo che dobbiamo avvicinarli a questa realtà e aiutarli a considerare come persone queste che sono persone, hanno solo alcune difficoltà, mentre loro ne hanno poi altre. Penso che uno dei motivi più belli di questa iniziativa sia proprio quella di riuscire ad accompagnare persone che da sole non ce la fanno. Sì, non solo quello, è quello anche di mettere insieme in modo normale persone considerate normali e persone considerate anormali. Come possono stare benissimo insieme, fare delle cose insieme, gioire insieme, essere contenti con cose semplici. Cristina, tema fondamentale, importante di questa iniziativa è la disabilità. Sì. Ecco, quanto è importante parlarne e soprattutto ai giovani? Allora, penso che sia importante perché quello che dà una cosa come quella di oggi, una camminabile, è la gioia. Quello è il fondamentale, la gioia che ti ricevi e la gioia che riesci a dare, perché ti spronano a darla. E noi siamo, è un mese anche più che stanno organizzando la camminabile, i ragazzi hanno provato a fare il concerto e la musica e i cartelloni e in tutte le qualcuno cose ha detto la piadina, la porchetta, tutto quello che è stato organizzato l'hanno fatto anche loro, ognuno nel loro
possibilità, e questo qui ha provocato sempre una grande gioia, e questo è quello che un po' ti porta. La disabilità penso che sia importante perché va scoperta, va guardata, va accolta, e questo ti provoca dentro delle reazioni che non sono scontate, che sono spesso controcorrente. Allora Simone, la strada della camminabile non è proprio in pianura, ci sono salite, discese, persone che spingono le carrozzelle, quindi la fatica c'è. Sì. Perché è così bella però? Perché rappresenta la vita, che è un sali scendi e andare insieme anche con chi ha più bisogno di te, di una spinta in più, però alla fine chi riceve la spinta vera siamo proprio noi che riceviamo da chi è più, tra virgolette, in difficoltà, diciamo. Quindi questa camminata rappresenta per me una via della vita, diciamo, come è d'altronde la vita, un sale scendi e insieme, possibilmente insieme. Quanto è bello camminare insieme in una giornata di questo genere? Oggi è una giornata bellissima, anche perché c'è tantissima gente, molti disabili, ci sono molte persone di buon cuore che aiutano, anche se non conoscono a fondo. Alcuni, ci sono anche altri sordi non udenti, che però qui c'è talmente tanta gente non riusciamo a riconoscere, ovviamente, perché poi si individuano le carrozzine e chiaramente la sordità non si vede. Il cieco si vede col bastone, il disabile con la carrozzina, il sordo no. Quindi dice, se anche ci incontriamo con un udente, ci salutiamo brevemente, perché è una disabilità magari che è un pochino imbarazza, che non si conosce bene. Essere insieme con diverse forme di disabilità fa capire quanto è importante comunque essere insieme anche in questi momenti. Non dovrebbe esistere il disabile o l'abile, siamo un pochino, cioè il bello è camminare tutti insieme. Per esempio lei dice, quando ero piccola io non si vedeva mai i disabili tutti insieme così, anzi erano separati, si vedeva qualcosa proprio i nonni, anziani, infermi, però la vera disabilità non si vedeva mai, quindi questa, cioè più passa il tempo più scopriamo e conosciamo tutte queste disabilità. Perché un tempo appunto c'era la vergogna, che adesso invece non c'è più, e possiamo vivere liberamente tutti insieme, uscire e stare insieme. Quindi la disabilità diventa una normalità se vissuta così. Augura sempre di continuare a crescere sempre di più in queste occasioni, che soprattutto le persone cieche di cuore e insensibili aprano gli occhi e la mente e il cuore a tutti, insomma a tutti noi, e si diffonda sempre di più questa cultura. La nostra bella passeggiata termina qui, ma la camminabile e soprattutto la festa che questa bellissima manifestazione porta durerà fino a notte fonda. A questo punto non ci resta che salutarci e augurarci buona prossima camminabile.
carrozzine e passeggini, cammina sulla strada con gli amici e canta con me. Sento se non uso il detergente, sono un puttone.